panino veloce, insomma tramezzo veloce con pane di segale tostato, presa di tacchino, ce n'è altra qua, e insalata con rucola, insalata e mais. Oh, proprio a marene non fa avocatura, da fatto. Però è invitante, eh? Piace, vabbè. Qua c'è anche Pupi. Amore. No! Cosa stai facendo? Stavo rubando... Ti sei bannato proprio il mio, proprio rubato. Ah, ti mangio pure il mio? Ah, non mangio. Allora fatemi muovere. Sono appena tornata dalla palestra. Mi sono preparata una cosa rapidissima che ve lo consiglio. Prima di tutto questa pasta, i gnocchetti, io ve li feci vedere in un vlog vecchio, di mais, riso, quinoa. Ragazzi, sono buoni, di macca garofalo. Io vi devo dire la verità, costano un po' in più, anche se io li prendo, dove li prendo mettono sempre l'offerta, eccetera. Ma sono proprio buoni, sono leggeri. Poi comunque pasta di riso, come se tu mangiassi il riso. Poi gli allergici al glutine sono ottimi. Mi piacciono tantissimo. Perché i gnocchetti io non li trovo integrali, quindi invece di prendere le bianche preferisco questi qua, che almeno sono di riso, quinoa e mais. E ci ho messo praticamente le zucchine, le ho cotte assieme ai gnocchetti e l'acqua, no? Poi ho scolato e ci ho unito il tonno. Se lo fate stare un po' in frigo è meglio, io vado di fretta perché freddo è più buono. E quindi poi avete mangiato così un piatto completo, un bel piattone, guardate com'è bello grande. Perché comunque dopo allenato bisogna reintegrare tutto, non bisogna dimenticarsi di mangiare, anche se vado di fretta, ma mi devo comunque nutrirmi. E quindi sano, buono, completo, ci sono anche le zucchine e verdure, condito con tabasco, ovviamente, che ve lo dico a fare, salsa di soia, un po' di limone e un bel cucchiaio di olio extravergine d'oliva a crudo, ragazze. Credetemi, è buonissimo, è tipo un'insalata di pasta, poi ovviamente potete mettere anche il riso o quello che volete voi. Sono tantissimi. Ragazzi, merenda, spuntino così proprio da bodybuilder tristi, ovvero presa di tacchino. Però devo fare sempre la cosa particolare, amore, mettimi il limone. La cosa particolare è tagliata a cubetti con il limone sopra, che sembra di mangiare tipo la trippa. Vi giuro, è buonissima. Mangio così. Bene, la proteica. Buona, amore. Buonissima. Buonissimo, mentre io faccio video e foto, lui ha già finito praticamente di mangiare. Ho fatto il pollo con un po' di salsa per cambiare, salsa basilico e cipolla con la sottiletta light squagliata sopra. Poi le melanzane, sempre con basilico ricchiuto, un po' di salsa e un po' di broccoletti, che i contorni me l'ha portato mia mamma gentilmente. Poi ho fatto pane di segale e gallette tostate in padella, ma vengono troppo buone fatte così, anche le gallette. Provatele, sono proprio buone così tostate in padella, diventano più saporite. Ciao! Buonissimo, ragazzi! E acqua e limone, che non può mai mancare, vero? Perché è dissetante.